Ciao ragazzi, ben ritrovati dopo questa pausa pasquale, ricominciamo i nostri allenamenti. Siamo arrivati alla 15ª lezione. Il programma che vi offro oggi è un programma di tipo chiaramente aerobico-tonico, componente aerobica un po' più elevata, visto comunque che sicuramente in questi giorni ci siamo un pochettino lasciati andare con l'alimentazione, abbiamo introdotto molte calorie e io sto qui per farvele bruciare un po' di più rispetto alle volte scorse. Vi spiego un attimino subito quello che ci serve, intanto come attrezzatura, classica attrezzatura che sempre abbiamo usato, la sedia, lo zaino, mi raccomando, lo zaino con la cassa d'acqua dentro, due casse d'acqua, d'accordo? E infine le due bottiglie che ci serviranno per alcuni piccoli lavori di sovraccarico. Io direi di cominciare subito, inizieremo con una parte aerobica che ci servirà anche come riscaldamento. Il lavoro che andremo a fare, giusto così per chiarirvi un attimino quello che vi aspetta, sono quattro blocchi di cui sarà uno tonico per le gambe, poi uno tonico per braccia e petto, uno tonico per i glutei e per concludere la parte tonica degli addominali. Tra questi blocchi andremo ad inserire la parte aerobica, quello che vi dicevo prima, appunto, una parte dove andremo a bruciare un po' di più di calorie, quindi una parte che ci farà sudare, e saranno svolti in maniera diversa rispetto a quella che invece è la parte della parte tonica. Saranno 30 secondi per ogni esercizio, togliendo i 10 secondi di recupero, per cui 30 secondi consecutivi per 5 esercizi, 2 minuti e mezzo di lavoro aerobico, che faremo 3 volte per ogni blocco. Quindi saranno 7 minuti e mezzo di lavoro aerobico tra un blocco e l'altro. Un bel lavoro impegnativo. Quindi mi raccomando, asciugamano pronto, l'acqua per bere e iniziamo. 30 secondi e si parte.
terminata questa parte aerobica, iniziamo con il primo blocco di lavoro. Il primo blocco di lavoro riguarda il gruppo muscolare delle gambe. Dobbiamo indossare il nostro zaino. All'interno dello zaino abbiamo o la cassa d'arco o altrimenti solo qualche bottiglia. L'importante è avere un sovraccarico in più. Io direi di indossarlo subito in maniera tale da trovare la massima comodità di lavoro, quindi le cinghie che siano permesse. Ok, il primo lavoro sarà un lavoro di squat, il classico appunto squat. Mi raccomando, facciamo bene la posizione del ginocchio. Il secondo lavoro sarà affondi dietro, classico affondo dietro, ok, in questa maniera. Il terzo lavoro sarà step sulla sedia, quello che abbiamo fatto normalmente senza cassa d'acqua, prima destra e poi sinistra. Dopodiché alterneremo gli affondi allo squat, affondo destro, squat, affondo sinistro e squat. Gli affondi sono ovviamente frontali. E infine, per concludere il blocco, andiamo nell'isometria, ok? Rimanendo fermi per 30 secondi. In questo blocco abbiamo i 10 secondi di recupero. I 10 secondi non ci saranno soltanto nella fase aerobica, ok? Prima di cominciare, siamo don't accept. If you don't have money, then I don't accept.
ora iniziamo la parte tonica. Il secondo blocco riguarda il dorso e le braccia. Gli attrezzi che ci servono sono due casse d'acqua e la sedia, e per i bicipiti possiamo utilizzare anche in questo caso o le bottiglie o la cassa, quindi dobbiamo scegliere noi quanto carico vogliamo adoperare. Ok, pronti per partire? Pochi secondi e iniziamo.
to a dance where things change forever. There's no regrets, only the past. Will I change? Never. So swing me around, take me down. You won't break me, I'm too strong. Keep saying it wrong, I'll play along, but I will never be a victim. So swing me around, take me down. You won't break me, I'm too strong. Keep saying it wrong, I'll play along, but I will never be a victim. I'll be right back.
abbiamo terminato anche questa terza fase aerobica. Partiamo anche con il terzo blocco. Un terzo blocco che riguarda invece i glutei. Quindi un lavoro quasi fatto esclusivamente a terra, e l'utilizzo che dovremo fare degli attrezzi è la cassa. Ok? Una cassa, ed eventualmente in sostituzione della cassa possiamo utilizzare anche le bottiglie d'acqua. Io direi di cominciare subito, ci mettiamo a terra e tra qualche secondo cominciamo. To clean up and tame, oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain, oh, some things never change, never change. You break your back to make me feel again. So
redemption ever came. I stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread where the angels fear to go. But you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, 'cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.
abbiamo terminato anche l'ultima parte aerobica prima di fare anche l'ultimo blocco. L'ultimo blocco tonico chiaramente sarà dedicato agli addominali. Ok, allora mi raccomando, 30 secondi di lavoro, 10 secondi di recupero. L'unico attrezzo che utilizzeremo è la bottiglia. Quindi pronti per cominciare?
melted body slowly covering the light. Pull the trigger every night to stay alive. Hopeless wishing, but you're running out of time. If I could only read your mind. Thank you.
Allora, l'ultima parte, la più piacevole, è appunto lo stretching. Ci poggiamo con le spalle a terra, allunghiamo sia le gambe che le braccia, rilassiamo ogni singolo muscolo, quindi molto morbidi, fate un bel respiro profondo. Rilassatevi, rimaniamo 10 secondi in questa posizione. Poi andiamo a tirare le ginocchia al petto. Mettiamoci un po' di forza nel tirare e in più aggiungiamo la spinta esterna delle ginocchia. Richiudo un attimo, faccio un bel respiro, ripeto, tiro verso il petto e in più sempre la solita spinta esterna delle ginocchia con maggiore forza. Sposto le ginocchia sul lato destro, rimango poggiato a terra con le spalle, molto morbida anche qui. Cambia, vai con le ginocchia dall'altra parte. Ok, adesso riportiamo nuovamente le ginocchia al petto come hai fatto prima, sempre verso di te e verso l'esterno delle ginocchia. Metteteci qualcosa di più di forza, cercando di arrivare al limite della tua mobilità articolare. Ok, vai su quelle gambe, scuotile queste gambe molto sciolte e nello stesso tempo tiri il braccio al petto, quindi allunghiamo anche un po' la spalla. Cambia. Bene, ora ci mettiamo seduti, la gamba destra appoggiata all'interno coscia, flettino avanti il busto, afferrate la caviglia e cercate di creare tensione alla parte posteriore della gamba. Salgo su una prima volta, faccio un bel respiro. Ripeto la discesa, tiro anche la punta del piede. Lascia, vengo su, ruotiamo il busto dalla parte della gamba piegata, una mano sul ginocchio ti aiuta a ruotare. Girati in avanti, accavallate la gamba piegata sopra la distesa e abbraccio il ginocchio al petto, lo tiro con molta forza anche questo, schiena dritta. Ripetiamo la torsione, sempre dallo stesso lato, la spinta del gomito sul ginocchio. Mi raccomando, bisogna creare una spirale che parte dal bacino fin su alla testa. Benissimo. Girate in avanti, cambiamo gamba, poggiate la gamba destra, andiamo giù. Salgo una prima volta, sollevo il respiro profondo, ritorno giù, raggiungo anche la punta del piede, la tiro. Lascia. Rialzo, ruoto il busto dalla parte della gamba piegata, spingo con la mano sul ginocchio, mi raccomando il busto sempre dritto, perpendicolare al suolo. Girati in avanti, accavalliamo la gamba, tiriamo forte al petto, tirate con forza, la schiena sempre dritta. Ripetiamo la torsione. Giriamoci in avanti, incrociamo le gambe, andiamo a sbloccare anche un po' le spalle con questo movimento ampio, rotatorio, e la massima escursione articolare che riesce a sviluppare, quindi molto molto ampio, su, basso, ripetilo, lo facciamo anche singolarmente, primo a destra, sinistra,
lungo, lungo, ok. Spostiamo le braccia in alto, mani separate, lunghe, spingo verso l'alto, sempre le spalle che vanno su senza piegare il braccio al gomito, lungo, lungo, ancora, ancora un paio di volte, su, ok, afferrate il polso, chiudiamo i dorsali, allunghiamo dall'altra parte. Ora con le spalle rilassate allunghiamo i muscoli del collo, facciamo da un lato, dall'altra parte, una leggera spinta in avanti e concludo il mio lavoro portando dietro. Fai un bel respiro.